verità dell'informazione alla verità della controinformazione e accettare ciecamente o una o l'altra. Non è così che dobbiamo fare. Siamo uomini e donne. Il nostro compito è chiedere a noi stessi: dove sei? E a quel punto cercare le nostre coordinate, la nostra posizione per poter realizzare in pieno quelle che sono le nostre inclinazioni personali. Quindi quello che conta veramente è riprendere in mano la nostra libertà, riprendere in mano la nostra responsabilità. Fateci caso, sempre più spesso nelle piazze, in situazioni di questo genere, si comincia a chiedere libertà, libertà. La libertà non va chiesta. La libertà non va implorata, la libertà è quella che abbiamo dentro e nessuno ce la può toccare, non abbiamo bisogno di chiederla a nessuno, dobbiamo soltanto avere il coraggio e non certo la paura di nasconderci, ma il coraggio di uscire allo scoperto, di capire dove siamo e il coraggio di prendere la nostra libertà per il collo e portarcela dove vogliamo, nessuno ce la deve regalare. Semmai dobbiamo difenderla, dobbiamo imparare a difenderla, perché il peggior nemico di noi stessi siamo noi, tutte le volte che abbiamo paura. Grazie. Io non so quando sono partito, quindi non so quanto ho. Va bene. Allora, la questione è solo questa. Cerchiamo di capire fino a che punto la libertà abbiamo intenzione di rivendicarla e di metterla in atto in tutta la sua pienezza, nella pienezza che abbiamo dentro di noi. Quindi smettiamo di implorarla, smettiamo di chiederla. Guardiamo in faccia la paura. La paura in questo momento è lo strumento principale. C'è un filosofo che si chiama Jonas, un altro esistenzialista, che ha detto che la paura è molto utile perché ci aiuta a fare le cose meglio. È una cazzata questa, perché è la paura che stanno utilizzando, ce la mettono addosso, perché in questa maniera righiamo dritti, perché il bambino terrorizzato cerca la mano del papà e a quel punto risponde a qualsiasi obbligo, a qualsiasi imposizione. Il bambino che non obbedisce, basta spaventarlo e subito corre da te a prenderti per mano e a chiederti di condurti. Questo è quello che stanno facendo con noi. Bene, noi dobbiamo piantarla con questa paura. E tutte le volte che arriva, e arriva perché siamo umani, guardarla negli occhi. Se guardi la paura negli occhi, appena la vedi, appena la guardi, si sgretola ed è a zero, finisce. E tu riconquisti pienamente la tua libertà. Grazie. Grazie Pietro Ratto, grazie per questi tuoi pensieri, per queste tue parole, per quello che trasmetti a questa piazza. Chi siamo? Dove siamo?